fare la valigia per il giro intorno al mondo per 26 giorni con il bagaglio a mano. Cosa mettiamo nel beauty? Difficilissimo trovare tutto da 100 ml e soprattutto eco-bio. Questo è quello che ho deciso di portare. Siccome è stato frutto di ricerche attentissime e studi sapienti su blog, consigli e quant'altro, ve lo mostro, può essere utile anche a voi. Allora, innanzitutto, vabbè, spazzolino e dentifricio. Lo spazzolino, per essere veramente ecoturisti, deve avere le testine intercambiabili, perché almeno tutto il resto della plastica non lo buttiamo. Dentifricio, il dentifricio bio in versione tubetto classica, se no abbiamo pure le pastiglie. Ho trovato queste tabs che si masticano, formano della schiuma e poi si lava i denti normalmente, quindi abbiamo anche la versione secca. Igiene personale, partiamo con il lavaggio del corpo, quindi abbiamo un ottimo sapone di Aleppo. Quindi la saponetta è davvero comoda, però non l'abbiamo ancora utilizzata, soprattutto bisogna stare un po' attenti quando la si mette via bagnata e vabbè, per questo abbiamo la sua scatoletta. Altra saponetta che abbiamo, ma non per il corpo, ma per lavare i nostri vestiti, è il famosissimo sapone di Marsiglia. Sapone liquido, mi avevano regalato questi set di fragranze, non so se sono prettamente eco-bio, però vengono da una profumeria francese, quindi comunque sono molto piacevoli, ma io le ho portate per riuscire ad avere i barattolini vuoti, in modo tale che quando saremo a Tahiti compreremo il famosissimo Monoi. Continuiamo con i coloratissimi contenitori da 100 ml adatti proprio per il viaggio. Abbiamo qua l'olio di mandorlo e, come ho detto, speriamo di finirlo e di riempirlo con il Monoi di Tahiti. Qua abbiamo lo shampoo. Lo shampoo è eco bio e concentrato in modo tale che dobbiamo diluirlo, così ci può durare molto di più. Un'altra versione di shampoo che sono riuscita a scovare è lo shampoo in tavoletta, profumatissimo, di una marca molto famosa che utilizza prodotti freschi e fatti a mano. Balsamo. Anche questo è eco bio e devo dire che davvero districa, perché faccio molta fatica a trovare, ne ho provati vari, di balsami che comunque siano belli corposi e che sciolgano i nodi, e questo è davvero buono. E nel nostro viaggio intorno al mondo, per mete comunque esotiche, non potevano mancare le creme solari. Siamo ben fornite. Il beauty di una ragazza poi non può essere completo se non ha qualche trucco. In realtà ho deciso di portare veramente il minimo indispensabile, quindi sia il mascara, anche questo certificato bio, però non è waterproof, non esistono mascara waterproof e quindi mi troverò tutto il panda. Bene, ora me lo sono anche messo come il burro cacao e mancherebbe il correttore, però sinceramente non ho voglia. Cerco di truccarmi il meno possibile anche perché dopo devo pure struccarmi e per farlo va benissimo, come vi ho fatto vedere, l'olio di mandorle. Altro oggetto indispensabile per le ragazze è la coppetta mestruale. Questa ti permette di sentirsi libera, di viaggiare tranquilla e soprattutto occupa anche pochissimo spazio. Ve ne parliamo più dettagliatamente nel mio altro video, Red Hot Healthy Girls, che vi consiglio di guardare. Per finire in bellezza ho portato un piccolo set di nastrini per i capelli e le mollette. Le mollette non le userò quasi mai, questo invece è, non so chi già lo conosce, è molto carino, ti fa delle acconciature bellissime che ora vi faccio vedere. Soprattutto ho portato delle calze, sì, perché i classici Collant, una volta che, carino, vero, l'ho messo bene, non si sa, non ho lo specchio, però bello, fa scena. I classici Collant, una volta che li avete usati e rotti, possono diventare dei fantastici elastici. Quindi si tirano, si piegano, soprattutto per chi come me ha tantissimi capelli, vanno molto bene. Possono fare coda o anche la fascetta. Quindi questo è davvero tutto il mio kit indispensabile, sapientemente studiato e grazie. Giro del mondo solo con il bagaglio a mano. Costa Rica, Los Angeles, Polinesia, Nuova Zelanda e Singapore.